Amici sportivi del grande wrestling, Emanuele Filoni, Davide Montebello, vi danno il benvenuto all'episodio numero 213 targato WWEF Civilization. Sì, un Civilization che si apre come post Fastlane e soprattutto si apre con un annuncio incredibilmente incredibile, sì. In quanto alla Royal Rumble non avremmo solo una Royal Rumble e basta, ma avremo una Royal Rumble a 20 tutta al femminile e ovviamente la vincitrice, come nella Royal Rumble maschile, andrà a WrestleMania contro la campionessa, o del proprio roster o, ricordiamolo, del roster opposto. Si può comunque scegliere, quindi ha due, avrà due scelte la vincitrice della Royal, del primissimo Royal Rumble match al femminile, quindi mamma mia, veramente è vero, tra l'altro primissimo veramente Royal Rumble femminile della storia, potremmo dire. Sì, è vero, quindi... però Davide, facciamo due passi indietro e torniamo a quello che è successo domenica scorsa, allorché Andy Turner ha mantenuto il titolo WWF contro Lester Barkley. Eh sì, un Andy Turner che probabilmente a questo punto, secondo me, si è venduto il sistema, perché sai, con l'aiuto di, cioè, forse non so, magari è stato un aiuto non voluto, non lo so. Ma non penso, dopo le parole di Turner, insomma, con Christopher che arriva e aiuta platealmente comunque Andy Turner, sai, le cose sono due: o è stato involontario o i due erano d'accordo. Non credo, perché quindi, se ti ricordi bene, le parole dopo di Andy Turner mi sembrano tutte un progetto, no? Quindi secondo me invece è stato fatto tutto apposta, quindi, dai. Vabbè, diciamo che forse abbiamo un nuovo, diciamo, uomo del sistema, anzi che uomo del sistema, direi, E parlando del sistema di Christopher, guardate un po' chi inizia questo show. È un altro uomo probabilmente del sistema, perché alla fine dei conti Catastrophe si è trovato ad affrontare appunto Christopher Pranzo in un match quasi potremmo definire vetrina per lui, perché comunque sì, perché uno potrebbe dire, Davide, uno potrebbe dire sì, ma ha affrontato Christopher Pranzo. Sì, è vero, però chi l'ha voluto il match? Soprattutto l'ha voluto Christopher. Sì, infatti, e poi appunto è stato assunto da Oddi e da, ovviamente da Oddi, ma è stato voluto tanto anche da Victor Orton. Quindi se uno più uno fa due, ammesso non concesso, probabilmente questo, definite i tempi, epico progetto, ovvero quest'uomo qui, Catastrophe, probabilmente potrebbe essere appunto un nuovo membro del sistema. Vedremo. Perché anche qui, da sto punto di vista, presumo, magari è la nostra impressione, però vedremo soprattutto. Vedremo. Però mi vorrei soffermare su una cosa importante. Vai. Ovvero, anzi, due cose importanti. Ovvero che innanzitutto nella Torre dell'Arcor, appunto, dato che tra costumi qui ne possiamo parlare liberamente, il nostro amico Soldier è riuscito, dopo un'impresa galattica potremmo dire, a affrontare due match contro sia Vesa sia Mr. P, a portarsi a casa il titolo di campione hardcore. Quindi signori, tanta roba. Poi abbiamo avuto, per quanto riguarda Civilization, potremmo dire, un secondo cambio titolato, in quanto l'Inner Circle, a sorpresa di tutti, perché diciamo la verità, è riuscito a sconfiggere gli Steel Ballers laureandosi nuovi campioni di coppia. Sì, è vero. Mamma mia. E poi vorrei suggerirti anche un'altra cosa, ovvero il match tra Flora e Lady Bloodshed, che secondo me ha rubato davvero le scene e la scena con la vittoria di Lady Bloodshed, che magari era abbastanza pronosticabile, però Flora ha venduto carissimo la pelle. Roba. E poi abbiamo avuto lo smascheramento di Apocalypse in diretta, perché Andrew si è fatto letteralmente squalificare, appunto, e ha compiuto questo danno in tanti Tiger Bomb di Catastrophe, sparasciato. E in più Akira Matsumoto, che ha difeso il titolo contro, mamma mia, poraccio, contro Clarissa Howard,
quindi diciamo che tanta roba per quanto riguarda Civilization, ma anche per quanto riguarda Genesis, ma ne parleremo domani sera con il roster Viola. Intanto Catastrophe si sta occupando molto bene di Vesa, che è il re delle powerbomb, ma fino adesso l'ha presa lui la powerbomb, quindi... Sì, le sta prendendo anche nel tunnel, direi, perché Catastrophe lo sta letteralmente spezzando un pezzo per pezzo, direi. È vero, secondo me non facile questo approccio per Vesa, perché poi non lo conosce tanto. Quindi, mamma mia, Catastrophe gli ha insegnato cosa vuol dire andare contro uno più grosso di lui. Praticamente lo lancia. No, ci ha ripensato Vesa. No, dita negli occhi, ma che vergogna, dai. E lo riporta sul ring, evidentemente. Sì. Sarà molto da farci, sarà molto interessante da capire se, mamma mia, lo spintone galattico qui, capire se appunto Catastrophe è veramente o meno membro del sistema. Intanto qui Body Slam, ma magari mi aspettavo l'ingresso di Catastrophe con Christopher, no? O con Victor Orto, o comunque con qualcuno del sistema. Ma secondo me Catastrophe non credo che abbia bisogno del sistema, cioè come aiuta all'angolo, ecco. Intanto sì, qui perché il sistema non può mettergli troppa pressione, anche se no dopo dice io sono abituato a fare le cose si è visto anche con Andrew Stato qui, mamma mia, tanto un mega uppercut, uppercut close, incredibile. Si è visto anche con lo stesso Andrew Sears, che prima si era accompagnato, poi dopo è stato praticamente lasciato andare da sola alla fine, cioè per le sue gambe, nonostante comunque sia ancora un membro effettivo, ribadiamo. Sì, però ti sei dimenticato di qualcosa, cioè Andrew Sears come ha vinto il titolo europeo? Rubando nettamente. Vabbè, su, non so mai che sia, dai. Sì, è stato mandato da solo contro Bordieri, ma non Bordieri è mezzo servizio, quindi... Sì, infatti, oh mio Dio, è tanto qui, mamma mia, e nessuno mi vieta di pensare che prima che Sears facesse il misfatto altri del sistema lo abbiano aiutato. Però vabbè, magari fuori dalle telecamere, perché io sono dettagli, dai. Probabilmente. Intanto andiamo qui, Vesa, mamma mia, quasi più che una nage qui, quasi proprio una proto slam dalla caduta. Sì, accompagnata, diciamo. Vesa bomb, non ci credo. Non ci credo, ma ci credo, Vesa bomb. C'è lo scrivimento. Uno, due. No, niente da fare, ragazzi. Qua però ha assestato un colpo duro alla schiena di Catastrophe, che secondo me adesso è per un attimo in difficoltà, vediamo se riesce a ripigliarsi. Lo prende, sì, mi lancia il suolo, terra, con una power slam rilasciata, sì, attenzione, aspetta il varco, lo prepara per una... no, braccio teso da parte di Vesa, ha tentato l'apocalypse slam, la sua mossa particolare, sì. Una spettacciata qui, un treno merci e una testata galattica. Vesa comunque migliorato tantissimo negli ultimi tempi, o meglio è tornato quello di una volta, non dico proprio di una volta, però è ritornato a migliorare. Quello di una volta è difficile, perché magari averci 10 anni in meno di fare attenzione, però ancora qui lo prende per una ed è Catastrophe grosso, cioè non è che lo giri come girare magari uno piccolino, che fa qui? Lo prende Torturek, mamma mia Torturek terrificante, con il braccio Davide attorno al collo, certo. Sì, col braccio gola, quasi a strozzare Vesa, che però riesce in qualche modo a liberarsi a fatica, però questa l'ha subita tanto Vesa. Belli, mamma mia. Mamma mia, il caro armato tedesco che adesso si king konga chiede il supporto del pubblico, mamma mia, vuole colpire la segno con una clothesline e lo lancia via, mamma mia, incredibile. Catastrophe in grande difficoltà adesso, una spine buster, sì, veramente. Vesa comunque, che secondo me da quando si è separato con Arena ha trovato una nuova vita, pronto la sua proto slam modificata, quasi qui patentata, mamma mia. E poi attenzione, vuole chiudere, ma Catastrophe ancora braccio Quella di Vesa sto notando che è quasi una combinazione, comunque, tanto che un braccio chiuso ancora di Vesa, cioè fra una protoslam e appunto una Yuranagi, quindi sì, è una cosa interessante. Vesa bomba, di nuovo niente da fare, Catastrophe ne sa una più del diavolo, e qui lo manda a sbattere con la schiena dopo un back body drop.
con tutto il rispetto, Vesa, non è Catastrophe, non è un robot che è piccolino, lo puoi, te lo puoi giostrare come meglio ti pare. Oh, per dire, Catastrophe, oh, con la powerbomb, arbitro, dai, uno, due e tre, vince. Vabbè, Catastrophe eseguendo una powerbomb di quelle nucleari a tonno. Eh beh, oh, una potenza incredibile da parte del nuovo prospetto del, fra molte virgolette, sistema, potremmo dire, perché saremo curiosi di scoprire se è veramente così o meno, È vero, è vero. Magari mi aspetto un segmento, una parte di show con Victor Orton, con Christopher soprattutto. Probabilmente sì, sarà curioso sapere cosa hanno in serbo appunto per questo Catastrophe. Che, oh, ribadiamolo, c'è o non c'è quel sistema? Bella domanda. Dipenderà molto chiaramente da lui, anche perché è un lupo solitario, questo, quindi. Soprattutto un lupo solitario. Mamma mia, guardalo qui, ti guarda con quello occhietto rosso lì, ti dice: vieni vicino che ti voglio bene, proprio. Mamma mia, ragazzi. Brutale l'occhietto rosso, va. Mamma mia. Fantastico. Vabbè, dai, occhietto, perché poi. E ci vai vicino, ti muoco come la Giappone, quello poco ma sicuro, quello poco ma sicuro. Quelli sono dettagli. E vabbè, dai, ragazzi, noi andiamo al secondo. Victor Orton. Mio Dio, cosa? Victor Orton. Cosa? No, il general manager si palesa sullo stage. Probabilmente raggiungerà Catastrophe. Penso proprio di sì, perché Catastrophe è rimasto nel ring. Probabilmente vorrà dare. Vabbè, dai. Allora a sto punto il benvenuto, dai. Mi sembra abbastanza, anzi mi sembra abbastanza palese come cosa, Però però non dovrebbe esserci Victor a dargli il benvenuto, tra virgolette, secondo me. Cioè, ma il benvenuto gliel'ha dato Christopher già a Fastlane col match, secondo me. Presumo proprio di sì. Almeno insomma, da quello che appare, a me pare così, poi magari ci sbagliamo, Victor qua per altri motivi, vediamo. Di certo la sua apparizione è qualcosa di interessante, perché poi quando un genere interviene così, diciamo la verità, l'unica cosa che sappiamo è che Victor è nonno e merda. Quello sicuramente. Diciamo le cose come stanno. Prima era nemico odiato di Christopher, poi alleato, cioè così in realtà è sì, ma nemico odiato, dai, questi ci stanno tutti a pugnare per il culo, dai, siamo onesti, tu. Incredibile. E noi che ci abbiamo pure creduto, ma lo sai qual è il problema? Che adesso non mi posso neanche fidare di chi va contro il sistema, perché se è tutta una farsa. Può essere. Poi è vero anche quello. Poi sai no, il vecchio saggio cosa diceva? Soprattutto. Quali saggio? Se non puoi battermi, unisciti a loro. È vero. Sì. Il problema è che Victor sembrava averli battuti. Cioè io non capisco. Sembrava. Secondo me neanche ci ha provato, capito? Non gli andava a manco. Quello è il punto. Sì, infatti. Vabbè. Questo microfono. Parole dai, importanti di benvenuto, sì infatti, mamma mia, ci sta. Vabbè, questo è un invito a nozze, dai. Hai bisogno di qualcuno come quest'uomo? Chi? Qual è quest'uomo? No chi? No, non dirmi che arriva lui, guarda. Chi arriva? Gandalf. Non dire. Ma può chi essere. Arriva? No! È lui. No. Christopher. Oh, Christopher Pranzo e Victor Orton una. Una società a delinquere. Veramente. Un'organizzazione questa qua. Altamente criminale, assolutamente. Sì. Perché hanno il controllo di mezza federazione, perché. Parliamoci chiaro. I soldi dei fan, poi. Cioè. Sì, veramente. E nessuno che glielo impedisce, qual è il problema? Perché abbiamo visto Shane glielo stava impedendo, è stato licenziato due volte. Sì, in effetti, infatti, cioè, Shane Ross due volte in un anno, una cosa mai vista in WWF prima d'ora. Cioè, quindi
alla fine dei conti, cioè, detto papale papale, a chi glielo fa? Gente di buon cuore, magari come Barkley, come... Comunque, vabbè, anche un po' Bordieri, perché anche Bordieri non è che sia, sì, proprio cattiveria incredibile. Chi glielo fa ad andare contro il sistema? Cioè, vai contro di loro, se, non, se tu li batti, ti licenziano, quindi cazzo, sì, non ricavi nulla, capito? Invece alla fine è sempre meglio ottenere magari cash, il cash, e te ne stai buono. Beh, guardiamo, meglio, guardiamo il lato, però. Guardiamo il lato sottobanco, l'inner circle, l'inner circle anche. Non è decisamente detto, ma pure loro, secondo me, stanno su magna strada. Magna. Sì. Mamma mia. Vabbè. Sì, ma come lo si elogiano? Adesso non è qualcosa di molto falso, Sì. Il modo in cui ha debuttato, persino Chris lo ha fatto, ma sì, ma l'ha battuto. Insomma, Christopher Pranzo non si è mai comportato così bene contro chi l'ha sconfitto, Sì, in effetti. Mamma mia. Sì, ma allora io una cosa dico. Può benissimo rappresentare il top, no? Ma il top chi c'è? Andy Turner. Il sistema. Anche vero. Quindi... Col sistema a sto punto, perché... Sì. Mamma mia. Guarda, c'è veramente... Oh, Christopher in un leccaculaggio incredibile. Ma fa sul serio qua. Lo sta convincendo. Saremmo dalla tua parte. Addirittura... Beh, ma d'altronde, se tu dici questo per un conto, se tu dici il general manager è un altro, Cioè, io se fossi in Catastrofe ci penserei su. Perché è vero che sei dalla parte sbagliata, però. Non so. Sì, è vero. Però se sei dalla parte sbagliata, però tieni tanto. Il punto è questo, Davide, ma Sears è campione europeo. E Andy Turner è campione massimo, o star, che cosa potrebbe ottenere Catastrofe dal sistema? Non lo so, magari un posto di rilievo o qualcosa. Tanto qui c'è Mr. P che sta facendo il suo ingresso in ring. Ricordiamo che Mr. P avrà il suo rematch contro Soldier tra poco, in un Extreme Rules, ragazzi. Veramente, mamma mia. Beh, Catastrophe però potrebbe magari dire: io mi alleo col sistema. Gli Originals comunque sono un po' contro il sistema, perché comunque abbiamo visto come Axel ha decretato di voler sfidare appunto il campione All Star. Sì. Axel è amico di Soldier, quindi Soldier è attualmente ancora campione hardcore. Vediamo questo match, ovviamente. Quindi. Oh! Beh, ci sarebbe anche lo stesso Barkley, che di certo non gli farà passare liscia a Christopher. Anche è vero, anche perché, per uno come Catastrophe mettersi in saccoccia un nome come quello anche di Barkley. E se l'avessero assunto per questo? Può essere. Perché comunque, ricordiamo che comunque Catastrophe potrebbe anche magari competere con gente come Dette, magari, che abbiamo visto che non è uno molto facile al controllo, Però il problema è che se il sistema capisce che Detta è meglio di Andy Turner, ti fa scarica Turner e prende Detta. E così lo batte Detta. Però il problema al tempo stesso è che uno come Detta, come dici te, non si fa mettere le mani addosso, insomma. Sì, non è molto comandare. Controllabile, sì. Capito? Quindi sarebbe anche un peso, secondo me, per il sistema dopo. Sì, è vero. Infatti, secondo me, Catastrophe è appunto il mostro, diciamo la verità, che probabilmente serviva al sistema, perché il silenzio che ha avuto, secondo me, parlo di Catastrophe, è un silenzio che fa presagire che, secondo me, sotto sotto... Sì, ci sta pensando, dai. In positivo, dai. Beh, ragazzi, ricordiamo, mettersi in saccoccia nomi come quelli di Barkley e altra gente comunque contrapposta al sistema, cioè, voglio dire, non è che dici batti dei qua, no, poi questi sono capaci addirittura poi magari di far fuori anche l'inner circle, perché sì, tu hai detto che magari sotto sotto anche loro fanno qualcosa col sistema, però non sono parte poi integrante del sistema.
sì. Attenzione, sì. Catastrofe, magari gli fai trovare un alleato e via. Anche, sì, anche. Poi io, l'unica cosa che ci potrà dire se le nostre tesi vengono confermate sarà appunto il tempo, perché è l'unica... l'unica verità. Cosa appunto che ci potrà dire. Dato che ecco qua Soldier che sta facendo il suo ingresso nel ring. Ricordiamolo, il neo laureato, potremmo dire, campione hardcore direttamente a Fastlane, che questa sera sicuramente vorrà trattenere il titolo con le unghie, i denti, le rotule, con col mediastino, ecco, vabbè, lasciamo stare, con i gomiti, gli omeri anche, soprattutto, e col cranio, soprattutto con le mani, perché Soldier ha dotato di una grande potenza. Potenza che servirà, sì, secondo me, anche ad Axel per devastare Andy Tarr. Non che Andy Tarr sia pesante, ma proprio perché Andy Tarr, nonostante i colpi che subisce, sa sempre rialzarsi in qualche modo. Quindi... sì, però il problema è che io vorrei che almeno la Royal Rumble fosse un match pulito. Perché è vero. Mi rifilano un Tanner Barkley 2.0, cioè sì, dai. In effetti. Comunque stasera addirittura avremo la celebrazione della vittoria di Andy Turner. Cioè, ma... dai, che bello! Cioè, c'è veramente la puntata brutta. Cioè, veramente, stasera la vergogna si è messa all'abito da sera. Proprio, sai qual è il problema? È che è sempre peggio questo sistema. Inizialmente ti ricordi con Christopher era un po' così, poi dopo si sta gradualmente peggiorando la situazione, sì. E poi ripeto, chi te lo fa andare contro il sistema se poi fai la fine di Shane che viene licenziato? Cioè, voglio dire, uno se lo diventi dice, ma soprattutto no. Oddi da che parte sta? Perché? Ma secondo me, perché oddio, è vero che ha cambiato identità negli ultimi tempi, è diventato un po' più diciamo così, però secondo me non è che toglierà al 100% il sistema, le azioni. D'altronde lui è il presidente, se lo show va in ribasso, insomma, chi ci rimette principalmente è lui, Ma si vede che col sistema ancora al potere, si vede che lo show non è ancora andato al ribasso. Dato qui subito Soldier, mamma mia, che close line incredibile. Qui ribasso c'è Mr. P, che però reagisce adesso, però un bel calcione, sì, con uno schiaffone, e mamma mia, delle badilate degne di nota da parte di Mr. P, che prova un pugnazzo, però qui no, Soldier ne approfitta, è troppo. Che figuraccia di supponenza qui è di Mr. P. Ah, ricordiamo che comunque il match, ovviamente essendo per il titolo hardcore, prevede regole estreme, quindi l'utilizzo di vari oggetti sarà contemplato, consentito. Anche se forse il tavolo, cioè non mi sembra non mi sembra molto però la scelta ideale, se devo essere onesto. In effetti, intanto che fa, intanto qui suplex. Oddio, usato così, sì dai, usato così può far meno male, ma però colpisce di spigo. Meno male non lo so. Perché ci sono comunque i sostegni del tavolo, le gambe del tavolo. Però attenzione, perché Soldier deve capire che l'avversario è Mr. P, e non sono i tavoli, le sedie che deve mettere al centro del ring. Sì, infatti. Mr. P comunque è lottatore serio, forte, quindi sì. Io per questo match vedrei bene magari l'utilizzo di candlestick, sedie. Cioè, quindi, braccio teso qui, martelli per dire, mazze, cioè, cose molto più veloci. Sì, altro che scale, non scale o tavoli, ecco. Qui tanto, oh mio Dio, mamma mia, Mr. Piporaccio, che botta che si è preso qui. Sì, ma Soldier si è al di là della barricata. Si sta intestardendo del voler prendere oggetti. Voler prendere oggetti, che però non riesce perché Mr. P glielo impedisce. Anzi, Soldier lo rilancia con cattiverie e troppo violenza. Sì, però che cosa sta cercando? Trovo qualcosa. Una mazza! Oddio! Mamma mia, che mazzata! Letteralmente, sì, che mazzata! Poi lancia! Sguscia il tavolo. Sì. Sguscia il tavolo.
vuole fare una manovra di prepo violenza sul tavolo. Vediamo se riesce. Sì, Mr. Piggy si fa gabbare ancora. Viene spettacciato sul tavolo con questa facciata incredibile. Però qui si parla, braccio a te. No. Sbaglia Mr. P qua, troppa euforia per lui. Sbaglia anche i soldi. Però bravissimo qui. Bravissimo Mr. P. Ti ribalta il tutto, ma viene rilanciato contro il tavolo. Vediamo cosa si inventa qui. Prova Soldier ad alzarlo, ma non ci riesce. Serie di pugni. Mamma mia. Match ragazzi, molto comunque fisico. Oh mio Dio. Mamma mia, che bozza. Qua ragazzi sono due colossi questi. Poi se gli metti mano una veramente mazza, fanno doppiamente male. Uno spettaccio degno di nota qui da parte di Mr. P, che ora prende Soldier e lo porta. No, non capisco, sta portando in giro, no? contro i gradoni, mamma mia. Pensavo lo portasse contro la barricata, io lo volesse lanciare proprio la contro. Era più lontana la barricata, quindi ne ha approfittato con i gradoni. E sì, ora intanto Soldier va a prendere possesso del tavolo che ha lasciato fuori dal ring. Vediamo se è una buona idea, Non so se è una buona idea. Vediamo, lo posiziona mentre Mr. P gli fa ampi cenni di rientrare sul ring. Soldier non è della stessa idea, però Mr. P lo prende. Niente da fare, bravo Soldier. Mamma mia, quasi sul tavolo, signori. No. Quasi sul tavolo adesso. Mamma mia, lo stampa contro l'apron ring. Forse Soldier ha capito che è meglio ritornare sul ring. Vediamo un po'. L'avevo intuito. Ci ha ripensato e si è portato anche il tavolo, che probabilmente andrà ad aggiare. Infatti, forse contro. No. No, perché ha visto il ritorno di Mr. P. Ha visto il ritorno di Fiamma e un dropkick. Mamma mia, incredibile. Vediamo ancora il tavolo. Che fa? Lo mette lì. Troppo lento. Troppo lento. Mr. P glielo impedisce e glielo tira diretto nei denti, signori. Mamma poi mia. Dice basta tavoli di legno, perché io voglio lottare normalmente. Che schifo i tavoli, anzi vieni qua che ti gatto francizzo perché è più bello, dai. Mr. P più wrestler, Soldier più distruttore, cioè più, capito, più estremista. Diciamo la verità. Soldier Slam, ce l'ha e lo prende di striscio. Mamma mia, sì, di striscio, buonanotte, di peso. Però non lo chiude, gli vuol far del male. No. Lo vuole togliere proprio di mezzo dalla sua lista, no? Diciamo, come hai detto tu prima, un Soldier molto più, appunto, hardcore, quindi forse si sposa meglio con i ritmi del titolo. Mamma mia, vedete infatti, Mr. P. Questa fa male, Questa fa male, ragazzi. E se tanto mi dà tanto, qui Mr. P mi sa che ci lascia, Se Soldier lo riesce a spettasciare contro il tavolo. Penso proprio di sì. Lo posiziona. Mr. P dice di no. Big boot. Quel tavolo comunque farà la brutta fine. Questo presentimento. Sì, presumo di sì. Intanto clinch vinto da Mr. P. Close line incredibile. Mamma mia, che violenza qui. Che fa Mr. P? Dell'ex. Lo butta? No, lo posiziona lì all'angolo. Mi sembra quasi un tipo il match, però, questo. Infatti. Basta che l'arbitro non si rincoglionisca, però. Sì, in effetti. Lo lancia contro il tavolo. Qui Soldier stava sbagliando il braccio destro e se n'è accorto all'ultimo. Per fortuna. Sì. Se no ci andava lui addosso. Si andava ad autospettacciare contro il tavolo. Vediamo cosa fa. No. Powerbomb contro il tavolo. Mamma mia, che botta. È finita Mr. P, qui mi sa che è proprio... con la schiena giustamente. Uno, due, tre, no! No, Mr. P dice di no. Però... un'ammazzata importante, Soldier va a prendere i gradoni. Mr. P si rialza, fatica, secondo me non sa manco dove si trova. Vediamo, qua lo prende in giro, però... non è una buona idea, Oh, protezione, powerbomb, arrivo! Niente. La schiena ha fatto crack e croc e pure crick probabilmente. Lo prendi in coscienza, però Soldier c'è l'inzaina. Vediamo. Ed è pronto. Dove va? Mr. P deve vincolarsi. No, no, no.
Non c'è la pro. Mamma mia, che botta. Qua forse credo sia veramente effettivamente no, evita di alzarsi. Guarda la Chop Soldier Slam probabilmente. Sì. No? Il vediamo, no, Mr. P, l'anticipa. Invece no. Bellissimo questo calcio suplex. Molto incredibile. Mr. P, comunque sia, nonostante le botte subite, riesce a fare queste mosse tecnicamente elevate. Mr. P quando vuole sa essere anche abbastanza carro armato, Diciamo la verità dei fatti, quindi tanta roba. Il suo comeback caratteristico. E si prende, gradoni, signori. Mamma mia, Zulanka. Incredibile. E poi dice: non mi servono più. No, piuttosto vado a prendere qualcos'altro di più utile. Vediamo. Una scala. La scala. Non penso che sia molto utile. Una scala. Proprio così. Forse. Choke Soldier Slam. Che errore qui di Mr. P, ma forse anche di Soldier. Cosa fa? Lo fa qui Soldier. Lo colpisce alla gamba con la scala. Lo fa, non è un ladder match. No. Però gli sta dicendo qualcosa. Alzati. Cosa vuol fare? Forse ho capito. Gli sta dicendo vieni qua sulla scala. No. Cosa vuol fare? Cioè si vuole suicidare praticamente, perché qui se rischia. Rischia tanto, L'ha invitato a salire sulla scala. Vengi, buon uomo. Vengi, che le offerte sono aperte. Alla meglio. Dito negli occhi. Mamma, lo fa cadere. Contro l'arbitro. Beccato che l'arbitro, poraccio. Qua, però, Soldier ha fatto una stupidata assurda. Sì, non ho capito sta cavolata dell'andare sopra la scala, però vabbè. È perché probabilmente voleva poi spedasciarla lì. Comunque era una lotta, capito, proprio in versione hardcore estremo. Senti, teto qui. Mamma mia, che fortuna che non era vicino alla scala. Comunque se Mr. P lo prende e gli fa un F5 sulla scala, lo distrugge. E forse anche adesso. C'è lo schienamento, attenzione. Uno, due. Niente, solo contro i due. Però Soldier qui ha fatto una boiata di quelle galattiche. Ad andare su. Perché andare sulla scala? Cioè, vediamo qui. Prende. Parato, E qua, ragazzi, Mr. P è pronto. Incredibile. Mi sa che c'è l'F5. Torna campione. Che chiude. F5 lo gira. No. Dove lo portare? No? Cosa pro. No. La mossa al braccio. Perché? Soldier però dice di no. Soldier dice no. C'è un Soldier Step. Oh no. Sulla scala. Mamma mia. Chi ha rotto la schiena? Chi ha rotto la schiena? Mamma mia. È finita. Mamma mia. Qui Mr. P è andato a donne di facili costumi, direi. Uno, due e tre. Insomma, parecchi errori da una parte e dall'altra. Forse più che errore quello di Soldier sta proprio su opponenza. Cioè, nel senso, sai, lui è abituato a voler esagerare a volte. Gli andrà bene stavolta. Invece Mr. P non ha sfruttato il momento decisivo. No, assolutamente no. Mr. P si è lasciato fregare, secondo me, all'ultimo. E soprattutto ha avuto fortuna, perché Soldier ha fatto una boiata allucinante sulla scala. Sì, ma me. Lì doveva concludere Mr. P. Dopo che l'aveva gettato dalla scala, doveva entrare subito le Fabio invece dei suoi inutili suplex. Te l'ho detto tante volte, troppi suplex e alla fine dei conti non porta mai a casa il vero risultato che magari a certe volte si meriterebbe pure. Però si perde in quelle sue dimostrazioni di eccessiva forza che spesso e volentieri lo hanno portato a nulla di fatto. Cioè, è vero, allora, ragazzi. Bella disamina la tua. Però ora penso che ci dobbiamo fermare. Disarmatura anche. Noi ci fermiamo, penso, un attimo. Poi torniamo. Sì. Perché il prossimo match della serata avrà Jack Adams contro Anubis Star. Mamma mia, quindi, veramente. Mi raccomando, ragazzi. State lì comodi. Perché tra poco ne vedremo delle belle. Sì.
Benvenuti a questa seconda parte di WWF Civilization Post Fastlane. Eh sì. Una puntata che si è aperta in modo piuttosto interessante, dove abbiamo visto il palese invito appunto di Christopher e Victor Orton dell'entrata. Scusami, perché queste immagini ci interrompono immediatamente. E è lui, è detto clamoroso. Beh, d'altronde è un membro attivo del roster di Civilization, quindi. Non era. Punto. Boh, strano. Cosa vorrà mai il nostro baldo amico morto? Che bel amico. Il compagno d'avventura di merende proprio. Sì. Merende un po' strane, però vabbè, sempre merende solo. Vabbè. Mamma mia, strano, ragazzi. Detta che non l'abbiamo visto in questi ultimi tempi, giorni, più che altro. Sì, perché dai, poraccio, questi ultimi tempi sembra brutto. Un bet che, boh, strano, fuori programma. Vabbè, valla dire a detta di non presentarsi, cioè. Sì, in effetti, cioè, io comunque sia boh, strano anche il fatto che uno come detta non venga presentato a Civilization, cioè, boh. Ma te l'ho detto, secondo me quando Death, ti ricorderai che Victor lo obbligò a, se non era, a finire Shane proprio, se non mi sbaglio. Sì, è vero, e ha rifiutato praticamente, sì. Sì, perché Death se n'è proprio andato. E secondo me forse Victor hanno capito, l'ha presa molto bene. Forse Davide hanno capito che era meglio starsene lontani da Death, dai, te lo dico io. Perché secondo me se fa incazzare Death, probabilmente volevano un cane. È quello che un cane, no? Alla fine stanno facendo quasi lo stesso con Catastrophe, secondo me. Sì. Solo che con Death, a parte che è un cane un pochettino mio, è tipo il Cerbero. Sì, ma poi Death è abituato a stare al top, cioè non è abituato a prendere ordini. Magari a darli a Thor e Rhyme. Death poi vuole appunto, Death vuole i nomi. Death paradossalmente vuole anche i titoli, perché comunque dici che questa è casa tua, dice questo è il tuo nido, dice che è il tuo inferno. Parole criptiche quelle di Death, o meglio non sappiamo a chi si sta riferendo. Ma può essere Victor, credo. Oh mio Dio! No, non è Victor! A Berni! Forse. Mamma mia! Porca miseria! Poche parole, ma piuttosto intense. Sì, diciamo che detto non è mai stato uno che parlasse. Un oratore dei primi, ecco. No, però ragazzi, parla poco ma bene, Qua ha lanciato un vero e proprio messaggio nei confronti del diavolo. Sì. E se ne sta andando. Cioè, non è neanche fatti te. Cioè, ci ha messo più ad arrivare che a dire cose. Ma fammi studi. Probabilmente Bernie però deve aver sentito. Cioè, dai, Bernie magari non sarà qui questa sera, ma settimana prossima, tra due settimane. Attenzione, che succede intanto? Cosa? Sì. È qui. Ma come? Ma è stato licenziato, come fa a essere qua? Ma. Guarda Christopher! Cioè, sembra così. Il cagnolino adesso di Victor, una cosa strana. Siamo a mio hobby. La situazione sta degenerando qua a Civilization, ragazzi, eh. Altro che. Mamma mia. Detta che invoca Bernie. C'è Ross che tu, che sembra essere tornato meno dalle parole di Christopher Pranzo. Christopher e Victor che tentano di ingannare Catastrophe. Dovrebbe essere vicino all'arena, però non so se lo fanno entrare in sicurezza addirittura. Appunto, cioè vabbè, secondo me qua Victor la chiama subito, chiama Oddi che meno lui mi salva. Beh, d'altronde se Sheros vuole attaccare Victor non può farlo con Oddi vicino. Perché se davvero Oddi è l'unica speranza, tra virgolette, perché alla fine è il presidente, quindi è lui che decide. Sono a posto. Però c'è da dire che comunque Victor ha licenziato uno che può dare spettacolo.
E uno come Oddi, infatti, sinceramente, cioè, alla fine Oddi può essere bastardo quanto le pare, però è anche il capo dell'azienda, quindi se Oddi più che altro gliene frega dei soldi alla fine. Appunto, quindi, se Shane porta soldi è un male che Victor l'abbia licenziato, quindi sì, in effetti intanto qui gli Steel Brawlers che praticamente il loro regno è durato come un peto in mezzo al vento, praticamente. Beh, un po' come il regno precedente. Devo dire la verità che ultimamente, a parte che era gli Originals, sono durati 4 mesi se non sbaglio, gli altri regni, quelli appunto dei Destroyers e quello dei appunto degli Steel Brawlers, sono durati un mese e mezzo massimo, quindi c'è qualcosa nell'aria, certo. Il cambiamento, mamma mia, il popolo cambia, anche il cambiamento probabilmente. Comunque stasera uno dei due Steel Brawlers, ovvero Jack Adams, ricordiamolo, ce la dovrà vedere contro una persona molto importante, in quanto dovrà affrontare la stella dell'Egitto, potremmo dire, dai. Sì, la stella che crede nelle, che si ispira alle divinità egiziane, dai. Sì, accompagnata ovviamente dall'artista, il Maggio Baguette. No, vabbè, Maggio Baguette. L'artista e cantante. Tra poco ci manca. Guardali. Dov'è Franco? Ma no, ma me l'hanno lasciato a ciama per vergogna. Dovete stramaggiare qualche hamburger a vicino all'arena. Qualche. Che lì li vedo. È da purino. È da purino. Mamma mia, ragazzi. Un po' d'allegria, diciamo. Insomma, in questa puntata, certo, mamma, Civilization. Lo show proprio dei criminali. Comunque, c'è stato un altro che Civilization qua. Proprio l'opposto. Criminilation. Cioè, alla fine, Sears, Turner. Vero, Soldier è l'unico forse positivo, l'unico benemero del pubblico, diciamo, anche se sì, comunque non è che abbia tratto tutta questa simpatia nei confronti del pubblico, visto che comunque è uno molto riservato, è comunque uno molto che non... pure Axel non è uno che alla fine tu tifi perché gli sta simpatico, ma perché mina le mani. Sì, in effetti. Però forse se tutti questi si mettessero d'accordo, forse ci potrebbe essere veramente il tracollo del sistema. Il problema però è uno, che se questi ti licenziano, come fai? Cioè non gli converrebbe neanche. Tanto qui subito Anubistar, questo face breaker incredibile. Jack Adams lo prende e German Suplex. Sì, perché magari uno Davide può dire, ma anche l'Inner Circle fanno parte del sistema a sto punto. Non è che il mondo è diviso, come diceva qualcuno, in persone buone e mangia morte. Come diceva Sirius Black. Questa chicca ti è piaciuta, No, brutta. Vabbè, tanto che Northern Light Company. Vabbè, vado avanti, cosa stava dicendo? Sì. Quindi bisogna anche capire da che parte sta gente come gli Inner Circle. Quelli che non fanno parte magari attivamente del sistema, ma che comunque non sono neanche dalla parte del pubblico, dei fan. Quindi... Sì. Una situazione... Quasi come dei mercenari. Sì, capito. Dato che incontro di scontro da entrambi, però qui tanto non di star ha avuto la meglio per ora. Jack Adams che sta imbarcando acqua in sto match, vediamo ancora star, comunque bella questa STO, comunque è un star lottato poco singolarmente, quindi è difficile per gente come Tompson e Adams prevalere, cercare di trovare una controffensiva alle tecniche di... È un match abbastanza difficile secondo me per Jack Adams, che qui è peggio di uno. Però Anubistar si sta dando veramente da fare. Cosa fa qui? Mamma mia, che botta che si è beccato Jack Adams, qua. Tompson deve intervenire, Tompson deve intervenire. Qui. Mamma mia, siamo sicuri che Jack stia bene, no? Perché... Ricordiamo che ha avuto secondo me Jack non sta bene, secondo me doveva scendere in campo Mikael, perché questo secondo me non è Jack Adams. Il problema è che Mikael non so se stia bene. Quindi vediamo. No, pugnazzo da parte di Jack Adams che lo tira giù. Vediamo se riesce a ribaltare la situazione. Anubistar lo prende. Mamma mia, una caduta incredibile.
Jack che veramente stasera sta imbarcando acqua. Vediamo se questo bello backdrop magari lo aiuta a tappare un po' il buco del sottomarino. Vediamo un po', vediamo. Grazie anche magari all'aiuto di Thompson, però guarda Anubistar. Anubistar lo sta distruggendo, cioè lo sta dominando, siamo onesti. Ecco, mamma mia, scremento. Non ci credo. Niente, sono conto di uno, ragazzi. Il match prosegue, però Adams lo vedo alle strette. Sì. Non vorrei che stesse combattendo. Non vorrei che stesse combattendo anche mezzo infortunato, Che ti ricordi il colpo al ginocchio subito nel match a coppie, quindi. Poi comunque sì, sarà un match molto tosto, Quello là è stato un Extreme Rules tornato tag team match, quindi un match della stipulazione difficile. Tanto sì, in effetti, tanta roba. E qui ha ancora avuto la peggio Jack Adams, pure su dal punto di vista della forza fisica. Sulla rissa, mamma mia. La cosa strana è quella, mamma mia, più che altro. Appunto. Cioè, ma secondo me Jack sta combattendo. Io ripeto, sta combattendo No. No, cosa fa qui? Cosa fa qui? Mamma mia! Qui forse è finito il match, Qui forse Jack ha beccato un colpo. E fate non restare entrare in ring, siamo a 8? Elliot è fuori che lo guarda. Lo fa. Torna sul ring. L'arbitro qua, aspetta un po', Jack Adams sulle spalle. Che errore qui da Anubistar. Vediamo. Lo domai! Sì! Lo prende! E attenzione perché lì aveva una mezza ferita, Anubistar. Uno, due, niente. No. Però Jack Adams secondo me è messo da buttare via in questo match, Sì. Vediamo qui, prova non ce la fa, anzi Anubistar lo prende, se l'inzaia tra bravo fare, Jack che fare. Sbuscia via, attenzione la palla di strada, Anubistar sì, però lo riprende a sua volta Jack e lo porta contro le corde. Non so se è una manovra intelligente, Jack rischia troppo, Jack invece sì, lo prende. Va a segno. Rischiavo tantissimo con Suicide Dive, però andrà a segno. Sì. La cosa più importante. Meno male per lui che è andato a segno. Sì, ma l'esterno. Mio Dio. Però contro l'Apron. Direi che ha fatto però bene da parte, male dall'altra. Sì, però il problema è che l'ha eseguita all'esterno, dove non può schienare. Ancora colpo alla gamba, però deviato da Jack Adams. Che però adesso viene preso. Dove lo porta? Bravo Jack! Lo colpisce a sua volta dietro alla gamba. Un colpo velenosissimo da parte di Adams. E ora lo riporta nel ring. Incredibile. Mamma mia, ragazzi, Jack Adams pensavo fosse già finito, invece. Invece. Ti ha sorpreso. Uppercut! Calcione! E niente, se lo sguscia di dosso qui. Non mi sta più fresco. Direi. E una ginocchiata degna di nota è Randy Bulldog. Mamma mia. Che fa qui? Fomenta i fan. Che a regola supportano abbastanza l'inner circle. Sì. Cosa fa qui? Bobo ha un braccio teso. Dove c'è Tommy? Mamma mia. Tommy drop. Extreme leg drop. Mamma mia. Direttamente sui Marrons questo leg drop. Mamma che mia. Vuole volare star, però. Vediamo. Ma secondo me qua forse rischia bene, vediamo. No! Pugno devastante qui. Pugnazzo chiusissimo, però Jack non riesce a portare a termine. Anubistar lo bombizza. Tiene. Uno, due. No. Però Anubistar ha davvero tante carte, tante frecce alla propria faretra. Sì, ma secondo me Jack non sta bene, comunque. Cioè, fa una mossa, poi ne sbaglia altre 20. Jack segna deve vincere. Che secondo me non c'è molto fisicamente. Vediamo, prova. Anche questo braccio teso sbagliato. Mamma mia. Gorilla lo prende. Mamma mia, lo lascia andare. E poi mamma mia. Cioè, no, stasera non c'è storia, dai. È brutto da dire, però Jack sta quasi giocherellando. Guarda, vuole riprovare ancora questa mossa. Dice vabbè, tanto per poi lo tira giù e lo prende. Infatti, si un'altra powerbomb. Mamma mia,
finita. Ci mette male per Jack. Paradise Driver, male. Vediamo. Credo di sì. No, no, c'è cadere sulle spalle. Sguscia via. Colpo il braccio. Incredibile. Un uppercut. Sì. Arbitro. Arbitro, oh, dai. Sì, uno, ciao. Uno, due. No. Ci ha messo 3 ore però l'arbitro, eh. Un po' sì, distratto forse da Elliot. Guardando. Presumo di sì. Presumo di sì. Vediamo però. Porta all'angolo. Devo fare Jack Adams. Troppo macchinoso. Lo porta, lo mette su. No! No, questa è una manovra secondo me molto sciocca da fare. Lo so. Vediamo. Superplex all'esterno. Però Jack Adams non è uno dei più intelligentoni, del roster. Sì, infatti. Sì, però questa ti fai fuori anche da solo, un po'. Cioè, già sei messo male già di tuo, se poi le esegui, cioè ti autodistruggi proprio completamente. Infatti forse paradossalmente Adams è quello che ha beccato i danni peggiori, secondo me. Oh, attenzione! No, nel breaker. Secondo me stava provando un Dragon Suplex, solo che ci ha ripensato probabilmente. Mamma mia, guarda, spezza braccio. Quel braccio forse è andato a donne ai facili costumi, dopo questa tecnica. Sì. E poi ancora sì, sento! Ancora, mamma mia. No. Mamma mia, Jack stasera è l'ombra di Jack Adams questa. Non è Jack Adams quello che conosciamo, Sì, in effetti. Mamma qua mia. Ragazzi, vuole chiudere. Salta, ancora no! Pugno chiuso qui! Sì, si è fatto anche malissimo Jack a tirare, tra l'altro. Mamma mia, che botta! Uno, due e tre! Sì, però l'arbitro qui è stato un pugno chiuso di quelli quelli incredibili, Cioè, Anubis Star deve aver subito un colpo di quelli da KO, perché però non si è più rialzato. Vabbè, ragazzi, gli ha tirato un cazzottazzo sulla fronte di quelli che fanno provincia, qua. L'ha confuso, dai, diciamo l'ha proprio stordito, ecco. Mamma mia. Jack che è riuscito però a vincere, però diciamo che stasera non ha proprio convinto il giocatore. No, assolutamente. Ma secondo me questo ragazzo sta combattendo anche mezzo infortunato. Ha combattuto mezzo infortunato, Sì. Perché l'abbiamo visto comunque, che non riusciva a mettere a segno eccessive manovre. Però adesso, sai, una vittoria è sempre importante, quindi. Vabbè, per dare morale sicuro, anche a Michael Tompson, dai. Sì, ma quello sicuramente. Vabbè, ragazzi, noi con questa vittoria di Jack Adams, Davide, penso ci fermiamo e. Tra poco assisteremo alla celebrazione. Alla celebrazione, signori, di Editor. Mamma mia. Che brutta roba, Però vabbè, la dobbiamo fare. Quindi, ragazzi, restate con noi, mi raccomando. Siamo pronti per l'ultima parte, anzi, proprio l'ultimo pezzo dello show, visto che avremo a che fare con una brutta cosa, Davide, ovvero con la celebrazione della vittoria titolata a Fastlane di Andy Turner. Mamma mia. Cioè, addirittura. Non so neanche io cosa dire, guarda. Ma cosa, ma ha rubato nettamente. Cioè, Christopher l'ha proprio aiutato. Eccolo qua, intanto, il campione. Cioè, ha incassato su Barkley e già una, vabbè. Tu gliel'hai fatta passare, vabbè. Poi, dopo 2 mesi che fa, ruba. Diciamo che l'incasso gliela posso far passare, che comunque un'opportunità della valigetta. Ok, io no, perché sono stati quelli di Genesis a massacrare Barkley. Quindi non è che arrivano nemici, tu che fai? Approfitti? Insomma. Cioè, l'occasione faceva l'uomo ladro, dai, almeno lì, foraccio. Però diciamo che con quello che è successo a Pasto, ho capito, però diciamo che i miei confetti sono caduti a terra. Non è stato troppo scuro.
Sì, vabbè, cioè, quello sì, in... quello sì, però diciamo che secondo me in entrambi i casi Andy Turner ha dimostrato di non essere un gran campione. Guarda, se... no. No, no, vabbè. No. Cosa? Cioè, ma no, no, vabbè, no, 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 dai. No, vabbè, io vado via, dai, no, cioè, basta. Anche qui. Qui è una farsa proprio di quelle, dai. Visto per pranzo, come prima con Catastrophe, che secondo me è l'unico innocente dentro tutta questa situazione. Ah, può essere. Victor Orton non è peggio di Christopher, secondo me. E Oddi non si capisce, vabbè, Oddi forse anche lui è come loro, però ragazzi, si vede, non può andare avanti così, cioè stanno prendendo in ostaggio lo show praticamente questo. È bello che, ripetiamolo, chi ci va contro questi finché hanno il potere? Beh, al momento cioè, ci va Axel contro Turner e Barkley ha qualche sconto e conto in sospeso con lo stesso Christopher. Insomma, ci sarebbe la quello, gente. Quello è vero, però credo che personalità come Barkley e Axel, secondo me, faranno molta fatica ad allearsi tra di loro. Quindi, ma devono farlo. Perché comunque. Perché comunque qui, signori, ci vuole un non so, un cioè un regime coeso per farli fuori. No. 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 No, beh, cioè, dai, ma come il vostro vero cioè, ma guarda, Cristo del pranzo peggio che mai, eh. Cioè, veramente, da quando cioè, è diventato lottatore è peggio. Ma cioè, anche ringraziarti per ciò che ha fatto Barkley. Credo che se lo meritasse. Cioè, ma tu ti rendi conto di Darna che dice? Cioè, boh. Cioè, guarda lì qua. Cioè, ma dai, ma va. Ma va. Guarda, pensavo che era benvenuto in qualche altro. In qualche altra stable. Ma. Cioè, ci sta, no. Ci stanno prendendo in giro. Perché tanto già lo sapevano loro. Tu mi stai commuovendo. Cosa dice il tuo show? Cioè, boh, cioè veramente. Io non ho parole. Cioè, no, qui è veramente una roba. A me l'ha presa in giro, nei confronti non tanto nostra, ma di fan. Sì, beh. Cioè, boh. Cioè, dai, non si può andare avanti così. Cioè, i ribelli devono fare qualcosa, ecco, diciamo così. Almeno un pezzo devono farlo, perché sono qua. Oh, attenzione, che succede? Oh, porta il neck spear! Beh, è uno. Un piccolo mattoncino viene rotto. Mamma mia! Mamma c'era mia. Dei comitati degni del grande Barkley. Mamma mia. Oh. Beh, oh. Oh. Se i ribelli si mettono d'accordo, magari. Oh no, Davide. Oh mio Dio, oh mio Dio. No, Davide. No, lo butta giù. Oh, ricordiamoci che ci potrebbe anche essere Apocalypse. Dopo quello che è successo. È vero. Apocalypse potrebbe aiutare perché, comunque i Battle, gli Axel. Della... Attenzione, sul ring che succede. Ragazzi, non ci fermiamo un attimo. C'è Axel. Dai, almeno. Almeno una gioia. Su, baciami il mio grande pittore. Pino ti sta ammazzato. Mamma mia. Per dire. Mamma mia, ancora. Sì, però hanno rotto le balle. E allora adesso andiamo con la jackknife. Penso proprio di sì. Penso proprio di sì, eccolo lì. Ragazzi, che botta. Eccolo lì. Grande Axel. L'altra volta. Mamma mia, dai, e due pezzi pare siano uniti, dai. Il problema è che sai chi comanda, no? Quindi chi comanda ha sempre l'ultima parola. Eh sì, in effetti. Quello è il problema. Però quello Axel doveva fare qualcosa. Axel e Barkley devono fare qualcosa assolutamente, dai. In effetti, infatti, sembra segno di intesa fra i due. Beh, d'altronde il nemico è comune, quindi. Oh! Sì, se però... il sistema iniziano a farsi troppi. Si stanno facendo troppi nemici, in effetti. Il problema è una cosa. Il problema è che. Magari Axel lo fa. Cioè, fossi in Axel stare sempre attento, perché non è che alla fine Barkley si allega col sistema anche lui. Cioè, il problema è che cioè, io spererei di no. Cioè, dopo quello che è successo, no. Però magari
che ne so, non si sa mai, eh. Oh, eh? Oggi è arrivato da Victor Orton, no? Come? Cioè, quindi oggi ha fatto entrare in scena rossa. No. Qui stiamo sfiorando il... Beh, in effetti, quello che dice Oddi però non ha tutti i segni, non ha tutti i torti, eh. Eh beh, Oddi gli sta dicendo probabilmente che senza di me non saresti qua, quindi... No, gli hai detto praticamente, bamboccio, stai al tuo posto, non rompere le palle. Mamma mia. Però Victor dice anche una bella verità, quindi non è che... Cioè non appartiene più a questo show. Sì, in effetti. Cosa? Come? Come, papà? Non l'ha licenziato? Beh, forse Oddi gli ha fatto firmare un altro contratto. Ah! E stasera... Come? Ah, ma infatti noi ci stavamo andando via, eh. Noi ero già pronto ad andare via, io. Davide, pensavo... What? Cioè... Che... Sì, in effetti, ci siamo un po' rimasti un po' come Victor Orton, un po' come... No, non sappiamo che sta... Cioè, Oddi ha riassunto Shane Ross, che lotterà contro Sears. Contro uno dei suoi amici. Mamma mia. Io qua ora non ci capisco niente, perché Oddi da che parte sta alla fine? Cioè, è vero, sta dalla parte di chi prende i soldi, ok, siamo d'accordo. Però... Vabbè. Che vuol dire questo? Ah, non lo so, bisogna vedere se lui stava effettivamente dalla parte degli atleti, perché comunque sarebbe una mano dal cielo importante, eh. Io penso che lui sta proprio dalla parte di chi prende i soldi. Tanto c'è Ross, eccolo. Wow. Mamma mia, ecco qui. Subito pronto nella gorilla position a fare il suo ingresso. Grande sì. Shane contro Sears, un match peraltro probabilmente quasi un classico, no? Sì, in effetti. Però che situazione. Cioè, qua non si sta capendo più niente, perché... Te l'ho detto. Quello licenzia, l'altro riassume, quello... Perché Victor Orton non può fare quello che vuole, eh. Cioè, giustamente Oddi gli ha detto, va bene che licenzi qualcuno, ma... c'è Ross che è meglio per l'azienda, non puoi licenziarlo così. Sì, in effetti. Beh, diciamo che stiamo parlando di uno che l'anno scorso era nel main event di WrestleMania. Appunto. Non è che dici ha tirato via un Franco Palmieri di turno, che con tutto il rispetto. Forse Oddi sta capendo. Sì, forse Oddi sta capendo che gente come Axe, come Dave Jones, è meglio lasciarle al loro posto invece di attaccarle e di licenziarle. Sì, anche perché quelli che si sono fatti un certo nome probabilmente hanno una sfilza di avvocati, potremmo dire, con due palle abbastanza grosse. E l'unico, se noi alla fine, che ci rimette veramente è quest'uomo. Cioè, è vero, il titolo non è in palio, però cavolo, se ne poteva stare lì nel backstage anziché lottare. Infatti, cioè, pensa a te. E tra l'altro, un sistema che, ribadiamolo, potrebbe avere come nemico un Apocalypse, dopo quello che è successo, secondo me Apocalypse non so se la farà passare liscia. Mamma, conoscendolo, sì, in effetti anche se secondo me sarà un diverso Apocalypse, non lo so perché ti ricordi quello che è successo, no, quando gli ha strappato la maschera, cioè stava piangendo noi ridiamo e scherziamo, ma se tornasse Tu Sei Chi. Oddio, Tu Sei Chi, ma... No, dico intendo Genesis, perché... Ah, Genesis, sì, okay. Magari. Perché, hanno toccato Death, non ci sono riuscito. Hanno toccato Apocalypse, l'hanno fatto. E non potrei che... Ma... Genesis, ti pongo una domanda, girare... invece. Ma se Death stesse col sistema, e il sistema per togliersi di torno Bernie... alla fine cioè sta iniziando questa fight, anche perché a questo punto mi sembra chiaro che Bernie dovrà rispondere, no, a Death. Presumo di sì. Tanto il match, signori, è partito, è fuori programma qui. Ok, intanto Mord e Light Suplex, infatti, da parte del campione europeo. Qui e giro chiatto altissimo subito di Shane. Scrivete, vediamo, tra l'altro. Uno. No.
Shane vuole vincere, che sarebbe una vittoria fondamentale contro il campione europeo. Shane vuole vincere perché ha detto, secondo me vuole anche zittire tutti, mamma mia, ecco, qua c'è una close line. Vuole zittire tutti quelli del sistema. Sì, però, aia. Però Shane gli ha ritirato in una papagnata, mica da ridere, direi. È vero. E tu pensa che seppure mi sembra più grosso, secondo me, è vero. Tu pensa che il team dei ribelli potrebbe essere capitanato proprio da Shane Ross, allora. Cioè, a questo punto, guarda. Potrebbe sì, perché comunque Shane è quello che ha iniziato, diciamo la verità, veramente a mettere radici della ribellione. Intanto, gli altri, sì, è vero. Non è che è appena arrivata, guarda sul PC, è appena arrivata una Nevs, dai. No, vabbè, che sto leggendo, dei match clamorosi per settimana prossima a Civilization, quindi addirittura uno steel cage tra Lester Barkley e Andy Turner, ovviamente un match non titolato, e poi Notes Bard match tra Axel e Christopher Pranzo. Diciamo che oggi è arrivato e ha messo un po' in sesto le cose. Però io ho paura per sti match. Sì, sono tutti senza spazio. Incredibile qui il Dark Matter, tra l'altro, manovra che esegue anche Barkley, che pare avergli tramandato in un certo senso, È vero. Claymore! Ci credo, l'ho preso. Uno, due, no. Niente. No. È un duro, comunque sia difficile mettere giù. Alla fine stava anche lottando bene contro Apocalypse, devo dire la verità. Sì, poi ha deciso di farsi squalificare. Vabbè. No, Kishasa! L'ha preso! Uno, due, No. Solo due. Che rischio. Però gli sono arrivate due cannonate in faccia, sì. La risposta di Andrew è repentina. È repentina, però Shane qui para il colpo e Dragon Screw è incredibile quasi qui, Sì. Abbiamo un calcione altissimo qui da parte di Shane, che lo fa correre all'angolo. Mamma mia! E pensare che botta si è sembra un anno fa i due hanno combattuto, che era la Royal Rumble proprio? Sì, se non era sì. Mamma mia, un calcione incredibile. Sì, quando Shane era contro i fan, cioè era l'il della situazione, diciamo così. Sì, quando ci fu quella mega ladrata, è vero. Sì. Dove Sears si vendette nuovamente il sistema. No, e poi si scoprì dopo. Che era tutto un... Dopo, sì, era Royal Rumble, dopo se non erro. No, dopo... No, Royal Rumble, probabilmente Shane Ross... sì, forse era già in combutta... Cioè, Sears era già in combutta con Ross, Sì. Inverted... Però lì, diciamo che... ti ricordi Ross che si... pitano? Nei confronti di Sears. Vero. In effetti. Abbiamo quintato Bullplex qui da parte di Andrew Sears. Sì, comunque qua. Quelli del sistema hanno sempre avuto, ragazzi, mille carte da giocare. Cioè, veramente è una roba ignobile. E la cosa brutta è che adesso sono al top con Andy Turner. Sì. E sono tantissimi. Tanto, tra l'altro. Sì. Mamma mia. Vediamo qui però Shane lo fa correre! Ancora! Mamma mia, ancora! Povero Sears. Delle impattate incredibili. Ne vuole fare un'altra? Fa correre? No. Lo fa qui? La neckbreaker! Sì! Mamma mia! Grande Shane! Mamma mia, Shane comunque che colpisce questa neckbreaker incredibile. E si prepara per la Kishasa, forse. Calcione! No, troppo telefonata forse qui la manovra di Shane. E forse sì, perché Sears è pronto. Sears lo prende. Sì, l'ha preso. E ha detto: guardate, gente, questo è il sistema, bici. Uno, due. No. Ross non vuole perdere oggi, assolutamente. No. Un Ross coriaceo questo, mi piace. E beh, d'altronde, se vuole ritornare in auge, come primo obiettivo il suo sarà far fuori tutti quelli del sistema. Sì. E magari partire da Andrew Sears potrebbe essere un obiettivo. Però il problema è far fuori Andrew Sears. Ancora! Mamma mia! Mamma mia, col suo comeback che lo spettaccia letteralmente davanti e dietro, senza se e senza ma. Vediamo. Purtroppo... Ross perciò... No. Sai qual è il problema, Davide? È che Ross non ha lottato molto negli ultimi tempi.
Vabbè, si può dire che è due mesi che ha fatto un match, no. Due mesi. Oh, German Suplex contro le transizioni. Cioè, ha fatto quasi due match in due mesi alla fine. Cioè, detto paradossalmente, poi è stato licenziato, quindi. Cioè, poco da dire alla fine. È vero. Pugnazzo di Shane che ora riporta Andrew Sears sul ring. Chiede l'aiuto dei fans. I fans che sono invisibili, tra l'altro. Non si aspettava, dai. Fino ad un anno fa non potevano vedere. Ricordiamolo. Ora invece. Oh mio Dio! Mamma mia, calcione altissimo! Si fomenta qui Shane. Che parte ricco. No, invece no. Troppo lento calcione, qui. Però. Qua si è visto che non lotta. Infatti, Art Nelson su. No. Spezza braccio, mamma mia. Il pubblico è tutto con Shane rossa. Che ora è pronto? C'è la Claymore. Lo centro. Non ci credo. Mamma mia, che calcione al plutone che gli ha tirato lì. Sbaglia. Credeva di beccarlo, però Andrew Sears. Che seconda battuta. Afnelson suplex. Mamma mia, sì. Shane lo vedo però dal punto di vista fisico delle gambe molto più energico, cioè elastico anche, cioè veramente. Sì, è vero. Se avessimo noi un'elasticità così, veramente faremmo robe incredibili. Non sarei qui, dai. Non dica robe brutte, please. Vediamo per intanto. No, qui sbaglia il colpo e Shane. Mamma mia che botta. Tutta la cattiveria, Qui gli ha rotto, qui forse gli ha rotto anche mezzo collo, non vorrei dire, però sì. Poco ci manca. Però guarda Sears, è abituato a subire sti colpi, vediamo. Pugnazzo però qui da parte di Andrew Sears. Cosa ha fatto Shane? Che magia, però si è maggior concretezza, che magia, però c'è la Spear, dai, è vero. Magia. Vediamo tanto. Qui però scendi, c'è basta. Lo butta solo. Comunque ragazzi, sempre un gran signor match. Sì, è vero. Si scorge, non ci credo. Finita. Sears va a vincere, però. Uno, due. No, ci credo. A due ha resistito. E chi che ha resistito a due Sears Scourge? Mi pare nessuno. No, lo vuole ferire, qui gli grattugia letteralmente la fronte e dice guardate il vostro idolo, guardatelo che è distrutto e ve lo distrugga ancora di più. Mamma mia. Ancora comeback. Oh mio Dio. Qua però si mette male ancora di nuovo. Però qui secondo me Sias sta sprecando una marea di energie, secondo me. E non so se sia una buona idea. Però l'ha tagliato, attenzione. Forse l'ha tagliato con la cucitura del guanto. Vediamo Shane, che però lo ribalta e lo ghigliottina qui. Non ci credo, calcione allucinante. No! Mostra di Cristo per pranzo! Clamoroso! Uno, due, no! Questa è uno sfonti plateale comunque. Che fa adesso? Attenzione. Cosa fa? Come fare? Kishasa. No, forse la Ross Clash è a braccio teso. Sì, però mi sa di calcio nelle palle comunque. Sì, in effetti. Abbastanza irregolare la mossa di Sears, che va con Sears Scourge. Sears Scourge. Finito. C'è lo schieramento. Che roba. Uno, due, no! Sì, ok, come... Cosa si fa? Io vado via. Shut up! E poi ragazzi, guarda che sta grondando sangue, che sembra la fontanella di Trevi. Fontanella, su, tanto uguale. Mamma mia, calcione altissimo. Shane si fomenta col supporto dei tifosi, si avvicina a Andrew Sears. Gli vomita probabilmente addosso. Rischia. Parole che forse è meglio non sa. No, ginocchiata da parte di Sears, che lo prende Sears in consegna. No, inverte DDT. Mamma mia, che incontro tra questi due ragazzi, comunque sia. Sì, veramente.
Oh, calcio basso, no, colpo basso, non ci credo. Express. Uno, due. No. L'arbitro che ha fatto finta di non vedere il colpo basso di Shane. Forse pure l'arbitro magari se sta iniziando un attimo a fare due conti in tasca. E allora? Vediamo. Mamma mia. Mamma, questo è un colpo micidiale. E se tanto mi dà tanto, adesso ora c'è la Kishasa in direzione di... No! La Rosclash addirittura! Rosclash! Non ci credo! E lo segno! E va a vincere! Uno, due e tre! Vince, mamma mia! Grandioso Shane Ross oggi. Oggi è stato veramente grandioso. Come mamma non mai mia. Forse, posso dire la verità. Forse uno dei migliori Shane Ross di sempre questo. Eh beh, questo è uno Shane che c'ha voglia di smantellare quello schifo di sistema che sta dominando probabilmente un po' troppo, e forse con l'aiuto di gente come Barkley, Axel e magari anche qualcun altro forse potrebbe essere possibile questa cosa. È vero, a partire forse. Da settimana prossima, ragazzi, perché avremo Christopher contro Axel, Knowles Bard e Steel Cage tra Barkley e Turner, quindi mamma mia, due match importantissimi. Quindi dai, bentornato Shane, vediamo quanto dura questo punto veramente perché... cioè veramente, mamma mia. Vabbè, io penso che oggi abbia fatto la cosa in grande, fare questo main event e riassumendo appunto. Secondo me anche oggi si è rotto le balle probabilmente di questa situazione. Sai perché? Perché oggi vuole essere il presidente, quello che ha proprio il massimo del potere. Se vede qualcun altro che gli ruba il potere, storce un po' il naso. No, perché io! No, dai, ma che... Ma come fa? Ma dai! No, cioè non è possibile, bro. Non è ancora. Possibile, ancora. È facile adesso prendersela con uno che ha lottato, A parte quindi, che il manager non può fare così, Cioè, come abbia tutto, però. Cioè, qua stiamo degenerando. Questo è nome a merda, dai, su. Davide, con queste immagini è veramente tutto. Devo andare ai filoni. Davide Montebello. L'appuntamento, ragazzi. Alla prossima. Che schifezza. Yeah.